Questo è il project plan, come lo volete chiamare, programma integrato di sviluppo, è la presentazione praticamente della ossessione del mio ex amico e compagno di Associazione Democratici Diretti. E questo, ecco, sono le varie. Ecco, questa è l'area interessata, come abbiamo detto, nella mappa precedente che ho fatto vedere, nella mappa catastale, non c'era rappresentata la Cassia Bis perché quella mappa era la mappa catastale del 1955-60, dove c'erano che a me serviva perché rappresentava ancora diciamo dei luoghi e delle toponomastiche che ormai non ci sono più ed è quello per cui l'ho utilizzata. Ma qui si vede, questa è via di Santa Cornelia, questa qua, che è quella che abbiamo visto prima, e la zona industriale è questa qua, quella attuale, zona industriale degli Olmetti, eccola qua, ed è. Questi sono i capannoni che si vedono, insomma, e si espande anche poi sopra, anche fino a qui e altro. E questa sono i 9 ettari e dove ci sono, poi lo vedremo dopo, e anche qui evidenziati gli acquedotti etruschi, quindi non è che non lo sapessero. Ecco, questi sono i terreni al momento. Questa è sono una parte, qua si vede qualcosa della zona industriale. Questa è la zona attualmente come è al momento. Questa è la zona Cassia Bis e qua sotto sul lato in basso è la zona industriale vista da Santa Cornelia. E questo da terreno agricolo come attuale, questi sono gli edifici che ci si andrebbero a fare. Questo qui che già esiste è di circa 5.000 metri quadri coperti, più o meno 4.000 metri quadri coperti, come vedete, questa è una superficie di 4.000 metri quadri, quindi potete raffrontare, ecco, questa dicevo è di questa zona qui è di 4.000 metri quadri coperti, questa qua, e questi qua in confronto potete immaginare quanto è. Andiamo avanti. Queste sono le varie fasi dei consorzi in cui è stata suddivisa. Oh, e qui arriviamo al dunque. Queste sono le strisce, diciamo, di verde attuali che circondano i cunicoli etruschi. Sia in emersione come questo qua e in parte in immersione come si vede, e questi invece sono completamente sotterranei. Quindi gli amici sanno bene, eccoli qua rappresentati diversamente, è esattamente la stessa zona. Ed è questa zona qua, questa che si vede qua che abbiamo visto prima. Esattamente questa. Quindi loro sanno benissimo che esiste questa situazione, però nonostante questo hanno pensato, ecco qui i cunicoli si vedono anche qui, questa è la parte di un cunicolo, questa è la parte emersa e qui ce n'era un terzo che però non si vede, vabbè, e non è così importante secondo loro come gli altri. Notate, adesso vi faccio vedere, questo è l'asse viario che verrà fatto, allora questa è via di Santa Cornelia esattamente come sta posta attualmente. E queste parti così, ecco questa parte qua, in modo, ecco questa parte qua sopra, questa che non esiste, questa rotatoria, questa parte sotto, questa parte qui, questa parte, queste altre rotatorie qui non esistono e saranno fatte, e secondo loro questa è una buona cosa. Allora va detto che quest'area e questa volumetria è assolutamente inutile. Perché qui nella zona industriale che abbiamo visto prima, questi capannoni che si vedono qui per buona parte sono sfitti. Almeno un quarto dei capannoni, oramai sono almeno una decina, se non di più, se anche forse 14-15 capannoni della superficie coperta di 4.000 metri
metri quadri, 5.000, 3.000, insomma, oscilliamo su quelle quantità lì, su due o anche tre livelli addirittura, quindi sono parecchie centinaia di migliaia di metri quadri calpestabili a area industriale che già esistono e sono inutilizzati. Bene, in un contesto in cui c'è un parco archeologico, questo è pieno parco archeologico, è zona A del parco di Veio, è area tutelata dalla sovrintendenza alle belle arti, quindi tutela paesaggistica, faunistica, archeologica, abbiamo detto, e quant'altro, idrogeologica e così via, qua ci si fanno altri, mi ricordo più bene, parecchie decine di migliaia di, eccolo qua, 100 metri quadri, 207.000 metri quadri, eccolo qua, aspettate, vediamo un po', sì, 207.000 metri quadri, questi sono i vari consorsi, no? In cui è stata frazionata, diciamo, l'operazione, 207.000 e rotti metri quadri. Allora, in questo contesto qui, mi dovete dire, con questi presupposti, a chi serve questa operazione? Perché è fatta questa operazione? Andiamo avanti, vi faccio vedere anche quest'altro. E questo è il master plan, e cui questi signori fanno vedere: a Torino c'è questo, a San Giusto Canavese c'è quest'altro, e poi la Regione Lazio, questo lo sta in emanazione anche per la Regione Lazio, e questa è l'altra grande realtà dell'audiovisivo europea, la più grande, e così via, in cui ci raccontano di tutto e di più. Ecco qua, si vede lo spaccato, diciamo tutta la ecco. Ah, va detto poi che questo abbiamo detto, ecco, qui questi signori sanno bene, qui c'è un altro unicum di cui non abbiamo parlato, perché la zona di Formello è di una densità storico-archeologica a livello di Ostia Antica, cioè, di questo livello di importanza storico-archeologica parliamo. Allora qui c'è via di Santa Cornelia, che è, diciamo, la modificazione, la deturpazione semantica che è avvenuta nel corso degli anni, ma in realtà questa era la via di Santo Cornelio, perché qui c'è appunto la Domus Culta di Santo Cornelio. Cioè, la Domus Culta che cosa è? È una villa agricola, è stata la prima villa agricola dopo la caduta dell'impero romano e quindi della nuova espansione graduale che da Roma portava verso l'esterno e che ricominciava a risocializzare, a ristrutturare collettivamente tutto quello che era stato abbandonato nel corso delle invasioni vandaliche, barbariche e così via. E qui appunto siamo sotto il Papa Adriano I, che costituisce questa Domus Culta di Santo Cornelio sotto la protezione degli abati di Farfa e di adesso non mi viene in mente, vabbè, gli abati di Farfa. E quindi qui c'è sotto qui una abbazia importante, c'è tutta l'abside ancora sotterrata, resti archeologici di primaria importanza che potrebbero e dovrebbero essere implementati, utilizzati, divulgati e quant'altro per portare turismo in questa zona. Invece no, si fa quest'altra operazione. E allora, ecco qua. Andiamo avanti, e questa è la zona industriale, questa è via di Santa Cornelia, altra Santa Cornelia, sempre questa è l'area interessata che abbiamo visto, questa è la via Cassia Bis che confina con l'area interessata, che è questa qua, questa qui, questo è lo svincolo
della Gasserbissa che si mette in via di Santa Cornelia. Qua è sempre sono sempre i cunicoli etruschi anche in questo master plan, qua è sempre anche qua. Questa di nuovo, ecco, prima non vi ho fatto notare una cosa. Allora, questi sono i terreni, come abbiamo visto, del mio ex amico, ma la opera di urbanizzazione interessano anche quest'area. Ecco, tenetela a mente, perché adesso vi dirò un'altra cosa. Questa è l'area, sempre la solita area vista in varie dimensioni, sotto vari profili. Tutto questo materiale qui lo potete trovare sul sito del Comune di Formello, a disposizione, oppure in quello del polo dell'audiovisivo europeo, che basta lo digitate su internet e lo trovate. E questa è